per chi nasce questo libro? Nasce da una richiesta, da una commissione all'antica italiana, e non, in verità non credo che avrei mai pensato di scrivere un libro così. Ernesto Franco di Einaudi, ormai quasi 2 anni fa, incontrato in un'occasione di festival letterario in cui leggevo qualcosa, mi chiede se avevo voglia di pensare a una sorta di manualetto, manuale al femminile, visto che insomma sono nata donna, e che diciamo nel panorama italiano, secondo lui, non esisteva, non esiste. Confermo. Per parlare del mio mestiere, del nostro mestiere, e cercare di far capire a un pubblico ampio, non solo di addetti ai lavori, quali sono le difficoltà, quali sono le qualità, qual è lo spazio in cui si muove un'attrice, un attore, che cosa significa, cioè tentare per temi di attraversare un po' quello che è il nostro spazio di lavoro. E quindi, ecco, mi ha molto spaventato la richiesta, devo essere sincera, anche perché in generale non faccio fatica a parlare di me al di fuori del lavoro, cioè nel lavoro mi piace proprio immergermi, però mi tiro un po' indietro quando devo parlare di me. E in effetti mi sono resa conto nello scrivere questo libro che era necessario parlare della mia esperienza e attraversarla anche e porgerla per poter far capire qualcosa di quello di cui parlavo, perché il nostro mestiere è un mestiere del fare. Non posso argomentare solo teoricamente, perché non c'è alcun affondo in realtà. Tu però ripeti spesso nel libro che le tue coordinate sono proprio come se fossero scritte sui cinque righe del pentagramma, nel senso che la musica è rimasta fondamentale per costruire la tua identità d'attore. Puoi dirci qualcosa? Sì, e questo continuo a vederlo e a affermarlo. Questa certezza ormai mi arriva innanzitutto dallo sguardo degli altri, perché io quando sono diplomata in pianoforte pensavo di aver chiuso il capitolo e mi aprivo a tutta un'altra storia per me sconosciuta, perché non avevo nessuna pratica, non nessuna esperienza né teatrale né cinematografica quando ho cominciato la scuola di teatro a Milano. E appena cominciata la scuola, proprio ai primi passi, ho subito capito che, a dire la verità, già dal provino, ho poi ripensandoci l'ho capito, che quella lingua prima, che era mia, che è mia, mi avrebbe sempre definito proprio fisicamente e in relazione agli altri. Mi è arrivato prima di tutto dagli altri, dai registi, dai compagni di lavoro, questo sguardo, per cui appunto a un certo punto del percorso un giornalista tiene questa bellissima per me definizione di attrice musicale che mi sono appuntata come una medaglietta, perché ecco, la musica che scorre ovunque, solo riguarda me, ma riguarda tutti, e poi anche in assenza di musica l'ho ritrovata sempre e mi ha sempre aiutato a mettermi in ascolto e in relazione con l'altro nel lavoro.